Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. Ragazzi, oggi un video abbastanza interessante per quanto riguarda il mio computer che è lì alle mie spalle, perché nell'ultima settimana durante il Black Friday ho acquistato ben due prodotti che hanno portato un notevole aggiornamento al mio computer, sia in termini di velocità che in termini di bellezza. Quindi ragazzi, direi di non perderci assolutamente in chiacchiere e andarne a parlare subito dopo la sigla. Prima di cominciare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale qui sotto, attivare la campanella e iscrivermi qui sotto nei commenti facendomi sapere cosa ne pensate di questi prodotti che ho acquistato per il mio computer. Direi di partire però con i prodotti. Infatti il primo che vado a mostrarvi, andiamo a vedere tra pochissimo l'unboxing, è la RAM della Ballistics. Ho utilizzato fino a poco fa questa Ballistics Sport da 8 GB, da 2666 MHz, e data un'offerta trovata su Amazon ho deciso di cambiarla prendendo quella con modulo RGB, che è molto molto figa, e dopo la vedrete sicuramente riuscirete ad intravedere qualcosa, e inoltre a 3000 MHz, quindi molto più veloce e abbastanza potente per quello che devo fare. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere subito l'unboxing con qualche bella clip figa. Ed eccoci qui ragazzi, spero che le clip vi siano piaciute e vi informo che le ho girate interamente col Joby, ovvero il Gorillapod della Joby, che è veramente una figata pazzesca. L'ho acquistato da poco anch'esso durante il Black Friday e vi lascio il link qui in alto nelle schede, è una figata pazzesca, andatevi a vedere l'unboxing perché merita tutto e oltretutto è veramente molto particolare. Ragazzi, però adesso non perdiamoci in chiacchiere, passiamo al secondo prodotto, ovvero l'ultimo, che è la scheda video per il mio computer. Precedentemente chi mi segue su YouTube e su Instagram sa benissimo che utilizzavo una ROG Strix RX 580 8 GB della Asus, che era una figata pazzesca sotto il punto di vista estetico, piena di LED, luci eccetera, compatibile con Asus Aura, quindi riusciva a portare un singolo colore all'interno del mio computer ed era veramente una figata incredibile. Però, dato che ho avuto un problema con quella scheda video, ho dovuto rimandarla indietro. Chi mi segue su Instagram lo sa, se non lo fai, trovi il link qui sotto in descrizione. Purtroppo non mi girava più una delle tre ventole al di sotto, quindi l'ho mandata indietro. Sono stato purtroppo per 2 settimane senza scheda video e proprio per questo ho deciso di cambiare prodotto in modo da non rischiare di avere lo stesso problema. Ho acquistato questa XFX, che è veramente una figata pazzesca, bellissima, con le ventole illuminate di bianco, con la possibilità di cambiare il colore delle ventole e quindi avere dei colori diversi, che però ragazzi è veramente fighissima. Quindi mostriamoci l'unboxing, vi faccio vedere il tutto e noi ci vediamo subito dopo. Bene ragazzi, devo dirvi che con il modulo della RAM a 3000 MHz e la nuova scheda video sono riuscito a renderizzare il test su Final Cut
con 5 secondi in meno, quindi mi ha portato anche un miglioramento sotto il punto di vista della velocità. Non so se è dovuto solo alla RAM oppure dovuto anche alla scheda video, ma devo dire che sono veramente soddisfatto da questi acquisti, anche perché ho risparmiato un bel po' e tra poco vedrete per cosa ho risparmiato. Quindi ragazzi, io non faccio altro che salutarvi, vi invito ancora ad iscrivervi al canale qui sotto e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube. More